C'è sicuramente oggi un velo di tristezza per questa mancata assegnazione, meritavamo Ema, poteva essere un grandissimo volano, dopodiché c'è però anche l'orgoglio del fatto che siamo arrivati alla fine, soltanto la sfortuna ci ha visto soccombere, siamo stati primi nella prima votazione, che era quella sulle città migliori, primi nella seconda votazione, lì dove in qualche modo ancora le diplomazie non avevano fatto appieno il loro gioco, e poi alla fine, quando è entrata in campo la politica diplomatica, non siamo stati secondi neanche all'asse tedesco-olandese, siamo arrivati alla pari. Rimane la tristezza per una Europa che non decide, che non ha il coraggio di scegliere il luogo migliore, anche perché ad Amsterdam non c'è una sede pronta, non c'è una sede come questa, però voglio dire, c'è la consapevolezza che oggi in tutta Europa si sa qual è il valore della Lombardia, si sa il valore di Milano e si sa che siamo una straordinaria eccellenza. Io penso che il metodo è un metodo paradossale, che non avrebbe dovuto esistere, bisognava andare avanti fino a che alla fine non c'era una convergenza dei paesi rispetto alla valutazione migliore. È paradossale che una cosa così importante, che vale 1,5 miliardi di euro, che è 300 posti di lavoro, circa 35.000 camere letto, sia decisa dalla sorte. Questo secondo me non solo non fa onore all'Europa, ma non fa onore neanche a un metodo di selezione.